Basta. Gloria al Signore. Alleluia. Fratello Giacomo, fratello Massimiliano, alleluia. Gloria a Dio. C'è anche la sorella Arianna, gloria a Dio. Alleluia. Nel suo nome c'è salvezza, nel nome di Cristo c'è guarigione, nel nome di Cristo c'è perdono. Questo mondo ha bisogno di Cristo, questo mondo ha bisogno di Gesù, che Dio ha mandato, l'Onnipotente, il Dio della grazia, il Dio della misericordia, il Dio che ha creato il cielo e la terra, il Dio di Israele, ha mandato Gesù, gloria, il Salvatore, per salvare il mondo. Questo mondo ha bisogno di Cristo, questo mondo ha bisogno di conoscere la verità, questo mondo ha bisogno di conoscere la Bibbia, alleluia, per non farsi ingannare dal diavolo, dalle cose malvagie, dalle tenebre. Dice la Bibbia: ravvedetevi, convertitevi, perché il regno di Gesù Cristo è vicino. Credete nel Signore Gesù Cristo, conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Alleluia, popolo di vittoria. Alleluia. Solo Gesù vi può dare la vera vittoria. Alleluia, gloria a Dio, che Dio ti benedica, sorella Stefania. Alleluia. Sorella Stefania Legella, gloria a Dio. Un shalom Adonai. Credete nel Signore Gesù Cristo. Alleluia, egli è la via, la verità e la vita. Evangelista. Questo mondo di colore di conoscere Gesù Cristo, gloria a Dio, devi conoscere Gesù Cristo, gloria, affinché tu non sia ingannato dalle tenebre, dall'inganno, dalla menzogna, dall'opera del diavolo che c'è in questo mondo. Questo mondo sta andando verso la perdizione, la distruzione. La Bibbia parla che verrà sulla terra nei tempi della fine. Dice la Bibbia in Apocalisse che verrà il governo dell'Anticristo e solo Gesù è la salvezza. Gloria a Dio. La Bibbia parla degli ultimi tempi. Gesù è l'unica speranza. La fede nel Signore è l'unica soluzione. Conoscere la parola di Dio è l'unica salvezza, l'unica speranza. Non fatevi ingannare dalle cose che stanno accadendo nel mondo. Alleluia. Tutte le cose che stanno accadendo a livello mondiale è una preparazione per il governo della bestia, che poi farà mettere un marchio. E tutti gli abitanti della terra, se non avranno quel marchio, non potranno comprare né vendere. Non potranno comprare né vendere senza il marchio. Le cose che stanno accadendo sono una preparazione, non fatevi ingannare. Aggrappatevi a Cristo. Se il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete liberi. Gesù vi vuole fare liberi dalle tenebre, liberi dallo spirito di Satana. Gesù vi vuole liberare dallo spirito dell'Anticristo. Gesù vi vuole liberare dall'inganno. Convertitevi, alleluia, ravvedetevi. Ravvedetevi dei vostri peccati. Convertitevi, alleluia. Aggrappatevi a Gesù, il Figlio di Dio, perché la parola di Dio è una lampada, è una luce spirituale. Dice la Bibbia, alleluia, gloria a Dio, alleluia, che la terra passerà, il mondo passerà, la vita dell'uomo passerà, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. L'uomo
ha bisogno della parola di Dio. Gli esseri umani hanno bisogno della parola di Dio. Alleluia. Per andare avanti, per avere la pace, la speranza. Pentitevi dei vostri peccati, convertitevi al Re dei Re. Gloria a Dio. Alleluia. L'altro sarà capito. Il tempo è vicino. Non c'è più tempo. Ravvedetevi. Avvicinatevi a Cristo. Allontanatevi dal peccato. Allontanatevi dalle tenebre. Nella dal male. Avvicinatevi a Gesù. Gesù è la speranza. Noi. La nostra Vangelo, l'unico figliolo che ha mandato, è stato crocifisso, è stato morto per i nostri peccati, e Gesù ci vuole salvare affinché venga la grande tribolazione e non ci sarà più chance. Avvicinatevi alla parola del Signore. Alleluia. Avvicinatevi a Gesù, non andate dietro la corrente del mondo, non date retta alla corrente del mondo. Ai politici, ai governatori, sono tutti corrotti, fanno il lavoro del diavolo. Aggrappatevi a Cristo, che è l'unica speranza, e non date retta a quello che vogliono fare nel mondo. È tutto un inganno, ve lo dico con la Bibbia in mano. È la preparazione del governo della bestia, tutte le cose che stanno facendo tramite la pandemia, vaccini, Green Pass, è tutto un inganno. Dietro c'è il diavolo. Noi dobbiamo aggrapparci a Cristo, aggrapparci a Gesù, dobbiamo avere fede in Gesù. Alleluia. Che è l'unica speranza, è l'unica salvezza, è Gesù. Non pensare che la speranza sia in un vaccino che ti mettono, in una puntura, in un liquido. Le persone si aggrappano a quello. Ah, io c'ho il vaccino, sono a posto, c'ho il Green Pass. Ma se tu non hai fede in Cristo, sei condannato. Non pensare che il vaccino, tanti si aggrappano al vaccino, io c'ho questo, io sono a posto, c'ho la mia vita assicurata. No, è un inganno delle tenebre, è una preparazione del governo dell'anticristo, che poi metterà il marchio della bestia. Il 666 dice la parola del Signore in Apocalisse. Gloria a Dio. E tutta questa roba, ascoltate, che stanno facendo nel mondo, questa roba è una preparazione, che vogliono controllare le persone. State attenti, perché poi verrà l'anticristo, la bestia, un governatore mondiale che vi sta già preparando, vi sta ingannando. Aggrappatevi a Gesù Cristo. Gloria a Dio. Cercate la parola del Signore, cari. Gesù è morto alla croce per te e per me. Lui è la guarigione. Gesù è la guarigione. Alleluia. Gesù è la speranza. Amen. Gesù è il Re dei Re. Gloria a Cristo. Amen. Non confidate nell'uomo, e nemmeno nei principi, e nemmeno nei governatori, che sono uomini mortali e peccatori, ma confidiamo solo in Gesù. Amen. Amen. Cari giovani, ascoltate, voi che avete un futuro davanti, non fatevi ingannare dalle cose che stanno accadendo. Dobbiamo seguire Cristo. Leggete il Vangelo, Gesù. Avvicinatevi al Signore. Gloria a Dio. Il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Non pensare che la salvezza viene dalla terra, dalle cose materiali, dalla medicina, dalla scienza, dalla politica. La salvezza viene dal cielo,
Alleluia. La salvezza è Cristo. La salvezza è Gesù, il Figlio di Dio. Gloria a Dio, alleluia. La salvezza, alleluia. Cristo. Convertitevi al Re dei Re, al Signore dei Signori, colui che è la via, la verità e la vita. Alleluia, Signore. Salva questo popolo, questa umanità, salva i perduti, Padre. Nel nome di Gesù, dice la Bibbia, perché Dio ha tanto amato il mondo, alleluia, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma abbia la vita eterna, dice la Bibbia. Se tu credi in Cristo, tu hai la vita eterna. Se tu credi nel Messia, tu hai la vita eterna. Alleluia. Alleluia. Se tu credi al Vangelo, tu hai la vita eterna. Amen. E la Bibbia dice che in Cristo c'è la risurrezione e la vita. In Cristo c'è la risurrezione e la vita. In Cristo c'è la risurrezione e la vita. Non fatevi ingannare dal peccato. Non rimanere nel peccato. Non rimanere nelle tenebre. Non fatevi ingannare dal maligno. Non fatevi trascinare dalla confusione né dalla paura. Gesù è la speranza. Amen. La speranza non è farti bucare il braccio, ti fai bucare e pensi che c'hai, alleluia, il green pass e io a posto. Non è quella la speranza. La speranza è avere fede in Gesù. La speranza è credere nel Nazareno che è morto per noi. Lui si è fatto bucare le mani. È la verità. Alleluia. Alleluia. Credete in Cristo Gesù, è l'unica speranza. È Cristo la salvezza. Noi dobbiamo avere Cristo nel cuore. E questa è l'unica certezza. Gloria a Dio. Amen. Prendi un messaggio. Credi, credi in Cristo. Alleluia, leggete il Vangelo, leggete la parola, leggete la Bibbia. Carissimi, il Signore non vuole che vi perdiate, non vuole che siate confusi, non vuole che siate nel buio. Alleluia, credete nel Signore Gesù Cristo, cercate il regno di Dio. Alleluia, andiamo avanti a predicare, gloria a Dio, qua in questo mercato di Vittoria, provincia di Ragusa. Siamo qui a diffondere la verità di Cristo, la verità del Vangelo. Amen. Alleluia. Siamo qui per parlare della verità, che l'unica speranza è Gesù. Amen. L'unica salvezza è Cristo. Amen. L'unica sicurezza è il Signore. Non confidate nelle altre cose che già sapete. Il denaro, la politica, il siero, il vaccino che vi vogliono mettere, non confidate in queste cose. La speranza è Gesù. Alleluia. Poco fa un caro uomo qua del mercato mi ha detto, lui che forse non è convertito, probabilmente non è convertito, però ha detto una cosa saggia più di tanti credenti. Ha detto: Dio non ci ha creato per farci bucare. Chi ha orecchi da udire oda. E ha detto: un mio amico si è fatto la seconda dose e sta morendo. Mio State Dio. Attenti. Tutto quello che stanno facendo a livello mondiale con sta roba e sta robaccia qui è una preparazione del governo dell'anticristo, che poi porterà il marchio della bestia. E senza quel marchio, dice Apocalisse 13, non potranno vendere né comprare. Assomiglia a quello che sta succedendo ora. Vedete? Oggi è una preparazione. E presto apparirà il vero marchio. State attenti. Alleluia, cari che ascoltate, andiamo avanti a predicare Cristo. Gloria. Noi predichiamo Dio. Cristo, che è l'unica speranza. Benedici fratelli, padre. Fratello Massimiliano. Shalom. C'è un fratello Giacomo. Solo Gesù Cristo.
salvo. Amen. L'unica speranza è la salvezza. Amen. L'unico mediatore, il consolatore, l'unico protettore. Noi dobbiamo aggrapparci a Dio, che Dio ci aiuti. Fratelli, alleluia. Sta arrivando, manca poco. Gloria. Alleluia. Per far crescere la fede. Alleluia. Gloria a Cristo. Fratello Giacomo è pieno di fuoco. Amen. Alleluia. Alleluia. Non rifiutate il Vangelo di Dio. Se vi fa bene, è pane di vita. Amen. Amen. Anche noi abbiamo accettato il Vangelo. Vuoi parlare con questo? Aspetta. Gloria a Dio. Grida, Spirito alleluia. Santo, alleluia. Abbi pietà di noi. Guida, Cristo Spirito vive. Santo di Dio. Parla della salvezza in Cristo. Alleluia, fratello Giacomo, ancora pieno di fuoco dello Spirito. Parla della salvezza in Cristo. Guidalo, Padre. Cercate Gesù. Gesù è l'unica speranza salvezza. Prima che Gesù verrà, verrà la grande tribolazione che nessuno l'uomo può sapere quando verrà. Gesù verrà a suonare la tromba, uno che rimane e uno sarà rapito. Gesù vi vuole salvare. Guida con potenza, Spirito Santo. Gesù non vuole che nessuno perisca. Amen. Ma che tutti verranno nella salvezza. Alleluia. Non c'è nessun altro. Non c'è nessuna stata, nessuno Vaticano, nessuno politico, nessuno vaccino che ti possa risolvere il problema, che ti può guarire. Gesù è l'unico mediatore e consolatore. Gesù è il protettore. Gesù è l'unico, l'unica la via, la verità, la vita. Nessuno viene a Padre per mezzo di lui, figliolo che ha mandato. Non c'è nessun altro. Alleluia. Solo Gesù salva. Amen. Andate, troverete. Alleluia. Andiamo avanti, fratello. Come voi trovate un tesoro. Gesù è l'unica speranza. Se trovate, trovate pure a Gesù. Gesù è la cosa più importante. Come dice la parola, cercate il regno di Dio e tutte le cose Dio darà a suo tempo. Non cercate le cose materiali, perché queste qua passeranno. Cercate prima Gesù. Gesù è la salvezza. Tutte le parole, le profezie della parola del Signore Eterno si sta completando. E Gesù molto presto arriverà. Suonerà la tromba. Alleluia. Credete in Gesù Cristo. Gloria a Dio. Alleluia. Molto tardi, lasciate Gesù, non pensate alle cose materiali. Alleluia. Io fumavo, andavo in discoteca, facevo le cose che non aggrediva a Dio. Un giorno Dio mi ha liberato, ci ha liberato da nostra schiavitù e ci ha cambiato la nostra vita, Signore. Ma che stiamo a fare se noi parliamo di Dio? Togli la maschera, fratello, alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia! Gloria! E poi che stai a fare se noi predichiamo Dio, potenza di Cristo, e poi ritorniamo nella Babilonia? Aiuta, Padre, noi, guida, nel nome di Gesù, Spirito Santo. Di questo mondo delle tenebre, ma Gesù ci ha scattato, ci ha liberato questo mondo delle tenebre. Amen. Pensate, Gesù è l'unica speranza. Alleluia! Gesù mandava i profeti. Guida, Spirito Santo. Per portare parola di Dio, ma molti non ascoltavano perché erano dure, avevano il cuore duro come i farisei. Peccate Gesù. Gesù mi benedici, vuole Padre. Tutte le cose staranno all'interno. La tua serva qui, nel nome di Gesù. Alleluia. Saluta, gloria a Dio. Pace a tutti. Alleluia. Pace, sorella, anche pace tu manda un saluto. Signore, fratelli e sorelle, un abbraccio nell'amore di Gesù. Amen. Pace, amen. Pace. Credete nel regno di Dio che è vicino. Alleluia. Quando finite qua, andate a casa, cercate Gesù, aprite la Bibbia. Voi avete la Bibbia, non la tenetela nel cassetto, no. Ma aprite, leggetela, perché fa bene, è pane di vita e noi possiamo cibarci, possiamo alimentare. Anche noi eravamo pesce, ma Dio ci ha liberati del mondo della schiavitù. E io parlo di Dio e poi mi ritorno indietro. A che serve a fare di parlare di Dio? Noi dobbiamo cercare Gesù, perché Gesù vi vuole salvare.
Non perdete troppo tempo di questo mondo. Oh, Signore, guida. Con Gesù. Perché questo vaccino che loro stanno sperimentando non ti guarirà. Gesù ti guarisce. Amen. Gesù verrà e ti guarisce. Gesù è più forte, è più potente il vaccino. Lui ti guarisce. Ma prima dobbiamo aprire il cuore, cercare con tutta forza, con tutta debolezza. Alleluia! Con tutta l'anima, qua c'è scritto. Cercate, troverete. E troverete affinché si può trovare, perché domani sarà troppo grazie, tardi padre. E dopo non ci sarà più tempo, non ci sarà più tempo, perché è arrivato Gesù, è uno rimasto, non credete le statue, credi in Cristo, non credete il tempio costruito da Maria. Queste sono idole, costruite mani di uomini di questo mondo corrotto. Anche i politici sono corrotto. Non confidate i politici, questi vaccini che stanno facendo. È corrotto questi politici. Non confidate. Cercate Gesù e confidate a Gesù. Il vaccino non è buono. Il vaccino non è buono. È Cristo l'unica salvezza. Non confidate nell'uomo, che è passeggero. L'uomo è polvere. Credete nel Re dei Re. Alleluia. Credete nel Messia. Alleluia. Credete nel Signore. Alleluia. Che è l'unica salvezza per le anime. Oh, gloria a Dio, il Signore vi benedica, cari fratelli. Siamo qui in questo mercato a parlare del Signore, parlare della verità, parlare del Vangelo, parlare di Cristo, che l'unica salvezza è Cristo. Alleluia. Cristo è l'unica speranza. Cristo è l'unica verità. Alleluia, al suo nome sia tutta la gloria. Cristo è la guarigione. Cristo è la vita eterna. Cristo è colui che ci protegge. Amen. Non confidate nelle cose terrene. Tutto è passeggero, è inganno, è un'illusione. Quello che gli uomini stanno facendo, i governi, i vaccini, i Green Pass, tutta sta roba qui non serve a nulla, è solo un inganno. È una preparazione della bestia. Aggrappiamoci solo al Signore, il Padre onnipotente, il Dio vivente, amen, il Dio di Israel, il Dio della gloria. Lei è la Bibbia, varon. Confia in Gesù Cristo, che è la unica speranza, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Abbi fede in Cristo. Abbi fede nel Signore, la verità è nella Bibbia, alleluia. Gesù dice: conoscerete la verità vi farà liberi. Amen. Amen. È Cristo che ci fa liberi dal male, dal peccato, dagli spiriti cattivi. È Gesù che ci fa liberi dalla confusione, dalla malattia, da tutto ciò di cattivo, di malvagio che c'è nel mondo. È Gesù, alleluia, che ci rende liberi. E dice la Bibbia nella lettera ai Romani, capitolo 8, verso 31, diceva l'apostolo Paolo, ispirato da Dio: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Alleluia. Così dice la Bibbia: se Dio l'Onnipotente è per noi, chi sarà contro di noi? Nessuno. Amen. Ecco perché io non credo che la mia protezione viene da un vaccino. Assolutamente no. Non è buono questo. Ecco, vede, anche la signora dice non è buono, vero? Non dobbiamo essere d'accordo. Noi siamo figli di Dio, crediamo nell'Onnipotente. È un inganno, signora. Dietro c'è un sistema malvagio del diavolo. Noi dobbiamo credere in Gesù, signora, onorare il Re dei Re, aprire il nostro cuore a Gesù, perché Lui ci protegge, Lui ci guarisce.
Lui ci dà la speranza. Amen. Che il Signore vi benedica. Leggete il Vangelo.